Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Il post-apocalittico ha sempre esercitato un fascino particolare su di me. Un disastro nucleare, una catastrofe naturale, un virus che trasforma le persone in zombie, il pretesto non è importante, perché nelle opere di questo genere, almeno in quelle fatte bene, ciò che le rende interessanti è la caduta dei sistemi e delle istituzioni che porta l'uomo a perdere ogni certezza e regredire a comportamenti quasi ferali, compiendo azioni di ben scarsa moralità per sopravvivere, assottigliando sempre di più il confine tra persona e bestia. Oggi vi voglio parlare di un'ottima opera del genere che, oltre a riprenderne gli stilemi base, fa molto molto di più. Sigla. Kaya, volume unico edito da Tata Lab, di Linda Cavallini, Paola Barbato, Emanuele Tenderini e Lorenzo Lanfranconi. Un cast di autori di tutto rispetto, due dei quali li avevamo già conosciuti su questo canale grazie alla loro opera precedente, Lumina, e la grandissima Paola Barbato, che tra tutte le altre cose considero tra i migliori sceneggiatori che abbiano mai lavorato su Dylan Dog. Nel nostro futuro, come è abbastanza intuibile anche dalla situazione odierna, la razza umana si è praticamente distrutta con le sue mani, arrivando quasi ad esaurire tutte le risorse del pianeta. A quel punto una speciale si è imposta come salvatrice, sottomettendo i terrestri e impiegandoli come forza lavoro per estrarre quelle poche risorse che ancora il pianeta possiede, con la promessa, molto probabilmente falsa, che una volta esaurite anche quelle guideranno la migrazione dell'umanità verso altri pianeti. Chi accetta la dominazione extraterrestre viene tenuto al sicuro e nutrito, costretto però a lavorare ogni giorno nelle cave, mentre chi si rifiuta viene braccato e ucciso, costretto a fuggire in un mondo che, a causa dei mutamenti ambientali, è popolato ormai da bestie che sono dei veri e propri mostri. La protagonista della nostra storia è una bambina che assieme al fratello tira a campare in questo ambiente ostile, cacciando e raccogliendo. Uno degli aspetti più intriganti di questo tipo di opere è la motivazione dei personaggi. Cosa li spinge a sopravvivere giorno dopo giorno? Cosa gli dà la forza di andare avanti in un ambiente come quello in cui non hai la minima possibilità che le cose cambino? A volte nemmeno l'istinto di autoconservazione che fa parte dell'essere umano dagli albori dell'esistenza è sufficiente, e a quel punto ti viene in aiuto solo una cosa, la speranza, che nel contesto di questa storia è rappresentato dal sud, un luogo quasi fiabesco di cui il fratello Rio parla spesso alla sorella. Lì c'è un clima mite, gli narra, cibo in abbondanza e addirittura i nostri genitori, e tanto basta a tenere i loro piedi in movimento. Questa bella favola sarà però l'unica cosa a cui la sorellina si potrà aggrappare quando, all'inizio del volume, la sua strada e quella di Rio si divideranno permanentemente e lei si troverà tutta sola. È un ragionamento logico, e pur sempre una bambina che ora, senza un punto di riferimento, si aggrappa all'idea del sud quasi come una sorta di paese dei balocchi. Il viaggio della piccola, che seguiremo per tutta la sua durata col fiato sospeso grazie a una scrittura magistrale, non è tanto la ricerca di un luogo, quanto forse di uno stato d'animo, di sentirsi nello spazio giusto, a casa, cosa già difficile nel mondo odierno, figuratevi in un contesto come quello del racconto. Singolare e molto importante sarà anche il rapporto che stringerà attraverso le pagine con una certa creatura, una sorta di lupo mutato. Ma perché? Una semplice questione biologica di ormoni, istinto materno, dato che ha appena avuto una cucciolata? O magari la dimostrazione che anche in questo pianeta ormai moribondo, nella natura, c'è sempre spazio per un po' d'amore? Questo non ve lo posso certo dire io, sta a voi deciderlo una volta conclusa la lettura. Dal punto di vista tecnico, questo volume è un'esperienza di lettura immersiva con pochi termini di paragone tra gli altri fumetti. Tenderini e Cavallini riprendono tutti gli elementi che hanno reso Lumina grande e li amplificano. Troviamo un tratto delicatissimo che delinea personaggi dallo stile cartunesco, leggermente orientaleggiante, e li giustappone a meravigliosi sfondi realistici disegnati in digitale che riescono veramente a dare l'idea della devastazione di quel mondo. Al lettore sembrerà quasi di essere lì a esplorarlo in prima persona assieme alla protagonista, aiutato anche dalla colonna sonora, altro elemento che, assieme alla tecnica dell'hyperflat, viene ripreso da Lumina, ma a questo giro troverete chiaramente indicato sulle pagine quale traccia ascoltare in quale momento. La soundtrack è opera di Remo Baldi, che aveva curato anche quelle di Lumina, e per ascoltarla vi basterà scansionare il codice QR che troverete all'interno del volume. È bellissima da ascoltare e credetemi, aiuta davvero tanto a rendere la lettura un'esperienza immersiva a 360 gradi. E direi che il video può finire qui, vi ringrazio per averlo guardato e ringrazio anche Emanuele Tenderini per avermi regalato il volume. Non l'ha fatto per commissionarmi una recensione, ci siamo sentiti recentemente per altri motivi e ha voluto regalarmelo. Sono stato io a sentire il bisogno di realizzarci un video a riguardo perché mi ha davvero colpito. Se volete acquistarlo, qua giù in descrizione vi lascio il link al sito di Tata Lab. In descrizione trovate anche il mio link a TP se volete farmi una piccola donazione o un abbonamento e ricevere anche delle ricompense carine. E sempre in descrizione trovate tutti i miei social, che sono pochi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video!
E in conclusione vi dico anche che, dato che la maggior parte delle tracce non hanno un testo o una componente vocale, sono ottime da ascoltare anche mentre si studia. You know I'm proud with your head in the throne.